Questo progetto di Smart City del comune di Guidonia Montecelio, un comune che è a 20 km da Roma, circa una popolazione di 80.000 abitanti, è diviso in tre ambiti. Il primo ambito è l'ecoquartiere, quartiere in cui abbiamo progettato sia la parte urbana sia la parte che riguarda l'edificio con delle linee guida. Quindi gestione delle acque, energia sostenibile, gestione dei rifiuti e materiali fotocatalitici, che sono quindi queste linee guida che sono sia per la parte della progettazione urbana sia per la parte dell'edificio. Edificio che ha una particolarità, ogni stecca nell'edificio finisce con una parte di co-housing inteso non come il co-housing delle città svedesi o magari delle città olandesi, ma co-housing e quindi condivisione di bagno, cucina e quindi spazi comunque comuni veri e propri, ma condivisione di servizi. Infatti noi nel progetto dell'ecoquartiere abbiamo suddiviso il deposito, abbiamo inserito nel co-housing housing, deposito delle biciclette, una sala informatizzata per il telelavoro, un laboratorio fai da te e per i locali o comunque le abitazioni tipo il monolocale o il bilocale che non sono molto grandi, una stanza degli ospiti all'interno del co-housing. Tutto il progetto verrà gestito con delle app che abbiamo inventato, ecco. Sono per esempio la My Smart Home, dirà quanto l'abitazione sta consumando in quel momento. E una cosa importante è anche il fatto che abitando a Roma o comunque abitando in questa città vicino Roma, le sezioni stradali tipo che vogliamo mantenere come una fascia con divisione di fascia di edifici, fascia verde, marciapiede, una pista ciclabile e gli alberi che dividono la pista ciclabile con i parcheggi e poi la sede stradale vera e propria, proprio perché la città non ha un vero e proprio una vera e propria sezione stradale interessante, quindi abbiamo deciso di prenderla come esempio. L'altra parte del progetto sono i Living Lab che sono stati suddivisi in sei azioni. La prima azione è stata quella di ricerca dei quartieri in cui andare a proporre la Smart City e riqualificare la piazza. Abbiamo individuato questi due quartieri nella zona di Villalba e di Villanova e quindi questa è la prima fase di ricerca. La seconda fase è stata di pratica, ovvero abbiamo incontrato i cittadini all'interno di associazioni, all'interno di piazze e abbiamo spiegato ai cittadini quali fossero le città tipo Torino, Milano, con degli esempi concreti e già realizzati di Smart City e di piazze smart. Abbiamo fatto compilare un modulo di adesione. La terza fase sono stati i report, ovvero i cittadini ci hanno detto e ci hanno indicato nei report quali fossero i loro problemi e quali fossero le parti più importanti smart che volevano inserire all'interno della loro piazza. Dopodiché c'è l'azione D che è il progetto, abbiamo quindi ripreso tutti i report che avevano scritto i cittadini e abbiamo individuato un punto smart, un elemento tipo quindi, un elemento all'interno del quale ci fossero tutte le cose che ci avevano richiesto, dalla seduta alla wireless alla videosorveglianza, perché in questi quartieri è molto importante, a delle prese universali e dei punti di seduta
E quindi diciamo è uno una cosa anche interessante è lo schermo digitale che darà delle informazioni sul diciamo proprio sulla parte di quello che farà l'amministrazione pubblica, quindi non so, le scadenze di qualsiasi tassa. Questa è una cosa che ci hanno richiesto più gli anziani. Dopodiché adesso siamo all'azione della ricerca dei partner e l'esecuzione finale. L'ultimo progetto all'interno di Smart City Guidonia è Smart School, sensibilizzare le nuove generazioni, quindi Smart City for Smart Children. Abbiamo diviso il progetto in due fasi. La prima fase sarebbe la spiegazione dei tre elementi acqua, sole e vento, e quindi le rispettive energie, a ragazzi della quarta elementare e della prima media. La seconda fase è stata la restituzione delle idee che noi avevamo dato a questi ragazzi in cartelloni molto sempre su questa energia sostenibile dei ragazzi della quarta elementare e delle presentazioni in PowerPoint dei ragazzi della prima media.